Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, ripartiamo da dove ci eravamo fermati, Ermanno, al tuo punto interrogativo. Cioè, ancora oggi abbiamo visto le drammatiche immagini di quello che è avvenuto in questa battaglia di St. Creek. E come può essere che sia successo? Come può essere che sia successo e com'è che può succedere ancora? E non se ne abbia adeguata memoria. Hollywood ha dimenticato queste tragedie. Solo sì, Balla coi lupi o qualche altro film ha avuto il coraggio dopo 100 anni di rivedere queste posizioni. Prego. Sì. Parla di un famoso film anni 72-73 che, se non sbaglio, Soldato Blu. E in quel determinato periodo, 72-73, c'era il Vietnam e c'è stato il massacro di Mihaly, mi pare. In quel periodo che è uscito il film, in America era stato proibito inizialmente perché sembrava che fosse stato fatto apposta, poi invece l'hanno permesso e siamo riusciti fortunatamente a vederlo. E lì, ricordando appunto il massacro di St. Creek, perché bisogna chiamarlo non battaglia, come certo, inizialmente l'avevano chiamato, ma il massacro di St. Creek, è determinato da quel colonnello, mi pare, adesso non mi ricordo la sua, ma mi sembra un colonnello di Covington, e che poi era stato un predicatore. E lui, assieme, il nome adesso mi sfugge, hanno deciso di creare, di fare quel massacro perché avevano bisogno del territorio, di aumentare i territori, il loro territorio, il loro potere territoriale. E massacrano al mattino presto, quando ancora i nativi stanno dormendo, massacrano proprio le genti, gli uomini, le donne e i bambini, portando via loro non solo la capigliatura ma anche altri pezzi del nostro corpo. Quindi è una cosa tremenda che all'inizio è stato proclamato quasi un eroe, questo Covington, e poi finalmente, perché alcuni militari suoi lo hanno denunciato, ci sono state delle... Però l'hanno degradato, ma sì, però poi è rimasto dentro l'esercito perché era molto utile. E poi ne ha fatte comunque come sì, civile, ne ha combinate molte ancora, signor Covington. Ecco. Prego. Prego. Dicevo, la cosa di questo episodio è che lui non era realmente, poi non rimase nell'esercito, esatto, ma i soldati erano in gran parte milizia volontaria, esatto, perché siamo anche negli anni della guerra civile, per cui molta della milizia regolare era in altra parte, era ad est degli Stati Uniti. E c'era ancora più odio, perché erano le persone del posto e gli indiani non li volevano proprio, volevano che fossero completamente annientati e sparissero. E per cui l'odio era ancora maggiore nei volontari rispetto alla milizia, diciamo, regolare. In più fu fatta quello che si chiama una campagna invernale. Gli indiani non erano abituati a combattere durante l'inverno, era un periodo di tregua, per cui, e poi era un gruppo con la bandiera bianca, per cui non si aspettavano assolutamente di essere attaccati. Quindi è gravissimo quello che è successo, ma però non mi viene neanche da dire domandiamoci perché è successo, perché se andiamo a vedere tutte le guerre, voglio dire, troviamo episodi che si possono paragonare, non è che è successo solo lì, purtroppo è stato gravissimo, ma succede altrove ed è successo di nuovo. Sì, è vero che succede altrove, ma noi prendiamo questa occasione per ridare dignità a un popolo che l'ha persa, ha perso la terra e ha perso anche la propria
diciamo, la propria sopravvivenza su questo pianeta. È stato un genocidio degli indiani, non ce ne sono più, come è stato un genocidio dei bisonti. Erano 100 milioni di bisonti, sono stati eliminati tutti, ma non perché servivano per l'alimentazione, servivano per far morire di fame gli indiani. Questo è il punto, la tecnica, ed è la tecnica dei campi di sterminio. O muori perché ti uccido, o muori perché morirai di fame. E qui c'è la ribellione degli indiani contro il governo centrale. Prego, dottoressa. No, direi, dal punto di vista, non possiamo dire che non ce ne sono più. Perché lei ha detto 1 milione, ma sono di più, sì, sono 5 più milioni. Di 2 milioni solo negli Stati Uniti. Si vede che recentemente si sono moltiplicati. So che da poco possono continuare a adorare i propri dei, prima era vietato. Diciamo che parliamo dell'America non di 100 anni fa, parliamo dell'America di 30 anni fa, è da 30 anni che gli indiani possono adorare i loro dei liberamente, se no ci sono i francescani che gli spiegano come stanno sbagliando e che il loro paradiso non è bello come il nostro. Abbia pazienza, gli indiani. Allora, io ricordo un aneddoto molto interessante di un capo indiano che è venuto in Italia negli anni 50 e sceso dall'aereo, si è inginocchiato per terra, ha baciato la terra come ha fatto Cristoforo Colombo e ha detto: ho scoperto l'Europa, però non farò quello che avete fatto voi a noi, perché sennò sembra la storia di Biancaneve e Sette Nani. Parliamo di milioni di indiani che sono massacrati e mandati a morire di fame. Sempre e anche dove andavano a morire di fame c'era l'oro, quindi ulteriormente perseguitati, uccisi, e se si difendevano e difendevano le loro famiglie e difendevano la loro vita, erano colpevoli. Allora mando l'esercito. Era una cosa stranissima, mando l'esercito con delle armi inferiori a quelli che gli indiani erano riusciti a comprare. Come mai l'esercito americano? Allora c'è il massacro, e da questo massacro naturalmente si giustifica i massacri successivi. Non sono venuti, nessuno è venuto in Europa a conquistare l'Europa baciando per terra e dicendo: da questo momento voi non avete nessuna civiltà, la mia civiltà e la mia religione è superiore alla vostra e di conseguenza ho il diritto di fare di voi quello che voglio. Prego, e non avete neanche l'anima perché non avete la mia religione. Prego, dottoressa. No, voglio semplicemente dire, lei, se io dico che adesso sono più di 2 milioni, non è che questo vuol dire che per quello sono sopravvissuti e stanno tanto bene. È un altro discorso, parlavo semplicemente di cifre. Per cui questo non implica quello che è successo o non è successo. Certo. Per cui se andiamo a vedere... Abbiamo un presidente americano che in questo un anno fa o 2-4 anni fa se l'è presa con gli indiani, adesso dice: ci penso io, prego. Sì, sì. Chi era? Trump. Ma soprattutto finalmente abbiamo Biden. Lasciamo stare Biden, non facciamo politica. Trump ha detto, stiamo ai fatti. Solo per dire Trump che ha c'è detto, una donna indiana. Sì, allora. L'oleodotto deve passare per i campi indiani e io lo farò passare. Certo. Ma torniamo a 100, 200 anni fa, uguale identico, gli americani non imparano mai? È vero che ci hanno liberato da un certo tipo, ma non credo che sia invidiabile l'America in questo momento, salvo che è vero, hanno un sacco di soldi. Sì, sì. No, io volevo solo dire che prego. Finalmente, credo sia solo la seconda volta che in America ci sia un ministro indiano, nativo americano, che è Debra Holland, che è una Pueblo Laguna. Quindi è una cosa, secondo me, finalmente meravigliosa. Poi mi pare che lei sia ministro dell'interno, l'abbia fatta, quindi
che si possa interessare di tutte le cose riguardanti la natura, i territori, eccetera, eccetera. Volevo solo dire questo, non volevo far politica. No, è perché se no nasce se è più bravo questo o quello. Vediamo come si comporta il prossimo e vediamo come si svolgerà, ma restiamo su dei fatti ormai conclamati. Perfetto. Presidente americano ha detto vado nel territorio dei nativi americani, quel poco che è rimasto, e faccio passare i tubi di petrolio. Evidentemente non ha pensato che i tempi di suo nonno, erano cambiati e come si erano fatti i soldi della famiglia Trump. Allora passiamo all'ultimo contributo, che è il discorso di Nuvola Rossa. Scusa, Toro Seduto. Questa non è la tua agenzia. Il consiglio di Standing Rock è la prossima settimana. Qui sei fuori posto. Non vedete chi è quest'uomo? Sì, lo so. È Toro Seduto. Ma non gli riconosco né più voce né più autorità di qualunque altro indiano qui dentro. Ascoltatemi per quest'ultima volta. Vogliono portarci via la nostra terra. Potete dire che vogliono darcela. Questo pezzo a te. Ma ecco la verità. Ogni pezzo è per un uomo e per tutte le altre generazioni, e loro sanno che quella terra sfamerà solo una generazione, e forse neanche quella. Va bene, hai fatto il tuo discorso. Non devi interrompere. Voi insegnate ai nostri figli le parole del vostro Dio. Crescete e moltiplicatevi. Ma sembra che queste parole non siano per gli indiani. Perché che razza d'uomo prenderebbe moglie e farebbe figli se non può sfamarli? Non un indiano, non un Lakota, non un Arikara, non un Crow. Voi vorreste che noi ci castrassimo e che la nostra razza finisse qui, su un pezzo di terra su cui niente può vivere, e questo non accadrà mai. Io ho parlato. Non vi abbiamo messo noi su queste terre. Nuvola Rossa si è arreso. Ha fatto la pace con il governo. Hai dimenticato il sangue versato prima? Toro Seduto è un grande capo. Io lo penso, non ha importanza se i bianchi vogliono considerarci tutti uguali. Però lui non sedeva con noi nel consiglio tante nevi fa, quando fu decisa la nostra riserva. Non sedeva con noi neanche nel consiglio seguente, quando quei confini che c'era stato detto che erano come segni nella pietra furono spostati. E le Black Hills e i nostri territori di caccia ci furono portati via. Toro Seduto poteva dire queste cose, ma tanta era la sua diffidenza verso i bianchi, tanto era il suo orgoglio. Io dico oggi, per tutte le orecchie che vogliono ascoltare, che se Toro Seduto avesse parlato nel modo in cui ha parlato oggi, certamente non avrei toccato quella penna. E oggi non toccherò la penna sulla vostra carta. Non la toccherò su quella dell'inchiostro rosso, e neanche su quella dell'inchiostro nero toccherò la penna. L'uomo bianco
non vedrà mai più il mio segno su quei documenti per tutti i giorni che mi restano su questa terra. Donatella Schmidt, come vede, cosa rappresenta questo frammento che abbiamo fatto vedere? Perché si rifiutano di firmare? Beh, sono assolutamente consapevoli che c'è stato questo divide ed impera, in modo, diciamo, surrettizio, del quale non si sono resi pienamente conto. E c'è anche un riconoscimento del fatto che non si è sempre riusciti ad essere uniti come gruppi nativi, cioè che il divide ed impera era stato efficace, c'è questo riconoscimento. E c'è anche da parte di questo pathos che viene nell'interpretazione molto ben reso, una sottolineatura di come la parola abbia un peso e non tanto la parola, lo scritto. E questo è una cosa importante. E un altro punto importante, che questo si accomuna direi nel tempo e nello spazio, è il fatto della capacità retorica di convincimento. Sia Nuvola Rossa che Toro Seduto erano capi perché sapevano convincere gli altri ad essere dalla loro parte. Un capo era non colui che forzava l'altro a riconoscerlo, ma erano coloro che sapevano convincere gli altri di essere le persone migliori in quel momento di crisi a poter accompagnare il loro popolo a superamento e l'affrontamento di un pensiero. Quindi io lo volevo mettere su questo, invece poi dal punto di vista più tecnico lasciavo a entrambi di commentare uno degli episodi forse più studiati, anche, no? Che hanno più pathos forse, no? Quando in questo film viene, in questo documentario viene molto ben espresso, e volevo che tutti noi appunto avessimo la possibilità di commentarlo, insomma. Simone Borile, i patti vengono scritti, vengono documentati, vengono firmati anche dagli indiani a modo loro. Chi li rispetta i patti che vengono sottoscritti di volta in volta alla fine di ognuno di questi conflitti, dove gli Stati Uniti, diciamo il governo centrale, ha sempre ragione? Guardi, la storia sociale della violenza dell'uomo è costellata da continui conflitti, da continue forme di supremazia, di superiorità. E parliamo dell'uomo indiano, professore, parliamo dell'uomo indiano, cioè dell'America, il rispetto di questi accordi, chi lo manteneva, il governo centrale americano o gli indios? O gli indiani? Ma guardi, allora, ci sono tanti episodi storici che hanno un po' costellato quella che è stata un po' una lettura della storia che proviene da determinate fonti. E in un qualche modo possiamo anche affermare come la storia americana abbia forgiato, sia nata sullo scontro, sui conflitti, sulla supremazia, sulla conquista, sull'azzeramento, sull'annientamento del nemico, perché queste forme di patti che venivano in un qualche modo anche siglati, noi ne possiamo ricordare alcuni, ma ce ne sono molti altri che poi inevitabilmente sono stati disattesi.
Quindi dobbiamo ricordarci che questa forma di prevaricazione, questa forma di dominio, di controllo, di potere, di colonizzazione, perché guardate che erano forme di occupazione, colonizzazione e poi imposizione culturale, economica, gestione di dominio che ha caratterizzato la storia dell'uomo. Da che mondo sì, mondo, si poteva siglare, si poteva firmare, ma quante volte nella storia dell'uomo sono stati scritti, sono state promesse e poi puntualmente disattese, non solamente nel nuovo mondo, ma anche nel vecchio mondo, nell'est. La storia ci ricorda questo. Quindi vedete, quello che noi oggi vediamo, questa forma di conflitti, questa forma di dominio, di violenza collettiva, di stupri, perché poi c'è tutto un capitolo anche sugli stupri etnici che sono stati compiuti e che sono solamente tornati anche come oggetto di studio solamente dopo il secondo conflitto mondiale. Ma in quel caso là, ricordiamoci che non c'era solo il sangue, non c'era l'amputazione, non c'era una forma di azzeramento dell'altro. L'azzeramento dell'altro aveva luogo anche attraverso la violazione della donna e quindi pregiudicare quello che era la possibilità riproduttiva di un popolo. Scusi, però, spiegare così, diciamo, da un altro pianeta la storia dell'America, diciamo che si ha una visione estremamente parziale, non si vedono i dettagli. Io ho fatto una domanda precisa, cioè il governo degli Stati Uniti ha rispettato una sola volta gli accordi che ha firmato? Sì, no. Non mi racconti che Adamo ed Eva e poi Caino e Abele. La prima guerra che si conosce è quella di Caino con Abele, l'agricoltura contro il... No, direttore, io prego. Ho cercato semplicemente di delineare... No, lei ha giustificato un'operazione che è negativa, la guerra non si fa e basta, finito. L'affatto predatorio nei confronti di un altro, anche se appartiene alla storia e l'Europa è stato il centro dei conflitti mondiali più terribili, abbiamo avuto guerre di 100 anni, guerre di 30 anni, abbiamo visto le ultime due guerre, che per me è l'ultima guerra dei 30 anni, 1915-1945, va bene? Allora parliamo degli indiani. Ci sono due fazioni, quella più forte che invita gli indiani a sottoscrivere. Dice: vi diamo quelle terre, saranno vostre per sempre, firmate qui, e dopo 2, 3, addirittura dopo mesi o dopo 10 anni, vengono cacciati dai militari perché c'è una buona ragione, hanno trovato l'oro e promettono una terra ancora più ricca. E in quel terreno dove sono stati cacciati gli indiani, nel Klondike, viene trovato col valore dell'epoca la modica cifra di 100 milioni, miliardi di dollari in oro. In oro. Agli indiani non gli ha dato neanche la possibilità di sopravvivere. Allora stiamo vedendo come chiaramente i vincitori si sono comportati con i vinti. Questo io volevo sapere, voglio conoscere la storia, perché di questa ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno della storia reale, non del mettere insieme tutto per non dire niente. Dottoressa, guardi, prego. Mettere insieme tutto. Mi dica un fatto, mi dica chi ha, allora risponda alla domanda, chi ha rispettato i patti firmati, decine di patti. Risposto lei, prego. Non voglio entrare in polemica con lei. No, non è polemica, voglio i fatti io. Quello che io ho voluto sottolineare è una metodologia ben sperimentata, collaudata, in cui tutto è stato disatteso per determinati fini scopi. Quindi una metodologia storica. Manca il soggetto, chi ha disatteso? Gli indiani o gli americani? O i nativi o gli immigrati? Chi ha disatteso? Mi dia un riferimento suo, un'opinione, è uno storico. Guardi che
il vaccino contro certi crimini lo fate voi storici, perché se non dite le cose chiare non c'è vaccino che aiuti i giovani a crescere e capire quello che si può fare o non si può fare, che la parola indiano è una brutta parola, anche se l'ha usata Walt Disney amorevolmente, certamente senza. Allora, Natalia Clerici vuole aiutarci a capire perché sono stati disattesi questi patti firmati più volte. Abbiamo visto questo capo indiano che dice: non firmo più perché mi state prendendo in giro, aggiungo io. Prego. Allora, andiamo sullo specifico. Quello che succedeva quando si stipulavano i trattati era molto complesso. Prima di tutto troviamo appunto che anche tra gli indiani c'erano gruppi diversi, che il tipo di leadership che esisteva tra gli indiani non era un capo che rappresentasse tutti, per cui era già anche molto difficile tra di loro trovare un accordo comune, perché non c'era un capo che decideva e imponeva. Dal punto di vista poi c'era il problema delle traduzioni, che spesso non erano accurate e per cui le parti non capivano bene che cosa succedeva, non traducevano bene quello che era veramente il testo del trattato. Poi c'era un altro aspetto ancora. Venivano scritti questi trattati in lingua Cherokee o in inglese? No, in inglese venivano tradotti oralmente al momento. Ubi Mario minor cessat. Prego. Allora, in molti casi non abbiamo ancora le lingue scritte quando vengono, certo, non c'è dubbio. Vengono stipulati. Il Cherokee sì, ma le altre lingue non erano scritte. Comunque un indiano di quel periodo non conosceva una lingua scritta, anche la sua. Conosceva la lingua ovviamente orale, ma non quella scritta. Sì. No? E poi l'altro discorso era che un trattato veniva firmato e il gruppo nativo credeva che questo fosse il testo e quello che si era deciso. Però il trattato andava a Washington e doveva essere approvato a livello parlamentare. Per cui ci metteva magari un anno o due anni. E poi il governo, il Senato, magari non accettava tutte le clausole. Capite che per gli indiani era un imbroglio quasi sempre, perché le clausole non venivano rispettate. In più c'era il discorso di che tipo di popolazione voleva favorire il governo, non certo gli indiani. Per cui anche se si stabiliva un trattato e si stabiliva che quella zona era dei nativi, era riservata a loro, per questa è l'etimologia di riserva, arrivavano i cercatori d'oro, ma nessuno li fermava. Entravano lo stesso in un territorio in cui non erano autorizzati ad entrare. Per cui abbiamo una serie lunghissima di trattati infranti, per un sacco di ragioni, tra cui quelle che vi ho citato adesso. Grazie. Però c'è un fatto, che quando i cercatori d'oro invadono i territori indiani, l'esercito prima li ferma, poi invece li difende. E quindi torniamo, il problema si ripropone di nuovo. Hanno dato delle terre di basso valore agli indiani, ma scoprono che proprio quelle terre contengono l'oro. Allora, Andrea Sivori vuole concludere su questo fatto del rispetto dei patti tra due etnie, che le prime avrebbero il diritto in quanto proprietarie della terra per acquisizione antica, e invece i sopravvenuti, che riescono, perché sono più organizzati, riescono ad avere sopravvento. Che cosa posso dire? Posso dire che, come ha descritto la dottoressa,
clerici, la situazione è esattamente così. Praticamente i nativi americani non hanno mai potuto rendersi conto effettivamente di quello, di quello che scrivevano, quindi accettavano per quello che avevano parlato in quel momento. Ovviamente poi le cose cambiavano quasi completamente. Mi scusi se la interrompo, però gli accordi, gli indiani non avevano tanta filosofia. No. Dicevano: quel pezzo di terra è mio. Il governo glielo concedeva. Sì. Poi diceva: ma non va più bene, devi spostarti in un'altra zona. E chiaramente questo comportava dei problemi. Allora l'indiano aveva solo un'idea: questa terra adesso la posso gestire io, come secondo il mio criterio. Perché veniva fatto questo? Cioè, da parte dei bianchi? Sì, sì. Perché praticamente avevano bisogno di più potere per poter poi definirsi una nazione forte, e quindi derubavano chi? I veri, non mi piace il termine possessore, ma le vere persone che avevano diritto di depositari vivere di quella terra. Depositari di quella terra, perché i nativi americani non possedevano la terra. Ancora adesso non questo hanno... termine non le va bene. E volevo così per concludere che Toro Seduto, Nuvola Rossa, Crazy Horse, Cavallo Pazzo hanno combattuto fino alla fine perché questo desiderio, questa volontà che la terra fosse di tutti quelli che camminavano in quella terra, ed è per questo che sono stati eliminati dai bianchi, perché determinavano un pensiero pulito, libero, e noi colonizzatori questo non lo capivamo. Tutto qua. Grazie. Allora facciamo l'ultimo giro. Direttore, se mi permette di riallacciarmi, sì, se può solo concludere secondo, con questo. Io volevo dire che non si conclude poi il discorso, come tu hai detto, perché oggi in Oklahoma, anzi già da 30 anni, sotto quelle terre che giustamente lei ha detto non avevano valore, c'è petrolio. Certo. E in territorio Navajo. E Trump l'ha detto. Certo. Ma non pagano il petrolio che hanno, gliele portano via. Glielo portano non via, pagano quello... l'oro che c'è nelle proprietà indiane del Klondike, glielo rubano e gli promettono qualcosa che gli indiani non sanno neanche cosa sia. Sì, per quello le dicevo che la storia, diciamo, continua, certo, in modo anche diverso. Oggi. Però, per esempio, sotto il territorio Navajo c'è uranio. E purtroppo poi cosa succede? Succede che tante volte sono gli stessi lavoratori Navajo che, almeno quando io ero là, senza diciamo protezione né niente, senza sapere a quello che erano esposti, lavoravano lì. Quindi diciamo che è una storia magari minore, non così eclatante come il famoso Klondike e tutta la simbologia attaccata e la forza attaccata a loro, che però sono i nuovi ori e che sembra che sempre ci siano da qualche parte, non importa quanto lontano sia, quanto deserto possa esserci, sotto ci può essere sempre qualcosa di appetibile. Sì. E quindi, e questo è però un discorso che si riproduce, e insomma, continuamente. E allacciandomi a quello che hai detto, diversi anni fa, credo 10-15 anni fa, proprio tra i Navajo, avevano trovato l'uranio, proprio dove erano loro destinati, dove loro vivevano. Che cosa ha pensato bene l'uomo bianco? Vi costruiamo delle case nuove. E li hanno spostato di qualche chilometro. Strano è che sotto a quelle case c'erano le scorie dell'uranio. Ah, quindi... Quindi la cosa continua. Sì, cioè il genocidio non è finito. Sì. Bene, allora l'ultima parola ai nostri ospiti in collegamento. Simone Borile, se vuole concludere questa vicenda degli indiani d'America proprio nella ricorrenza della Shoah.
Ma guardi, io proprio due parole per stendere ovviamente quello che è un ragionamento sicuramente più ampio. Sono dei crimini che sono stati commessi, giustamente lei ha detto è opportuno ricordare, è opportuno far riflettere, sviluppare un senso critico. E quindi sono pienamente favorevole nel momento in cui vengono dettagliate, ricordate esperienze che hanno caratterizzato quella che è la storia dell'uomo, ahimè, purtroppo. Perché il dominio, la violenza ha sempre caratterizzato, non solamente durante l'Ottocento, il Novecento, durante il Medioevo, e durante forme di espressione di violenza e di dominio, sono mutate ma sono sempre state. Quindi mai come in questo periodo, secondo me, ben vengano queste ricorrenze e mai, mai dimenticarle, perché l'obiettivo non è solo quello di dettagliare, di conoscere la storia, è anche quello di sviluppare un senso critico per evitare di commettere eventuali future atrocità. Grazie. Certo, grazie. Dottoressa, professoressa Clerici. Clerici. Se vuole concludere, dulcis in fundo. Io vorrei proprio concludere con il discorso che il genocidio è durato 500 anni e purtroppo dura ancora in forme diverse. Però vorrei dire una cosa, i nativi americani adesso sanno, non sono più imbrogliati, sono molto coscienti di quello che sta succedendo, denunciano, ci fanno sapere, hanno una leadership che conosce le problematiche, sa quanto i loro territori sono ricchi e sa quanto vogliono ancora essere sfruttati. Ma il problema è che non hanno la forza, non hanno la forza politica di reagire. Meno male che al giorno d'oggi riescono a comunicare, per cui riescono a dire quello che vogliono e a farci conoscere le loro situazioni. Per cui mi auguro che i media, compresa la vostra rete, il vostro canale televisivo, aiuti a dar loro la voce, perché è l'unico modo per sensibilizzare le persone. Conoscere il passato, ma sapere quello che succede oggi. Certo. Grazie, grazie al contributo di tutti voi, perché ci ha aiutato a scoprire una verità che spesso non se ne parla se non a livello hollywoodiano, che non è mai Hollywood il più grande imbroglio della storia, ma diciamo che questa sera abbiamo dedicato un po' di spazio, grazie del vostro contributo. Tullio, certo, a te. Certo, grazie. Torniamo a salutare per i nostri telespettatori, ricordiamo gli ospiti che ci hanno accompagnato questa sera, Donatella, la professoressa Donatella Schmidt, antropologa e docente di etnologia all'Università di Padova, la professoressa Naila Clerici, già docente di storia delle popolazioni indigene d'America all'Università di Genova, qui in studio Andrea Sivori dell'associazione Cianglesca Oiate e il professor Simone Borile, docente di antropologia della violenza al campus CIELS di Padova. Grazie a tutti quanti voi per averci accompagnato in questa parte della trasmissione. Invece per i telespettatori, adesso noi andiamo in pubblicità, ma dopo torniamo subito con la nostra rubrica del memento, e sarà un'occasione per ricordare ancora tra poco.